Ai ai ai, l'Italia si è stancata! Popolo! Occhio! Secondo me non siamo sconfitti. Vinceremo! Non è una sconfitta per noi, anche perché la percentuale è molto alta, anche perché la gente comunque ha capito che i diritti e i doveri devono sempre esistere all'interno delle fabbriche, è un nostro diritto. Scendiamo per dare solidarietà agli operai che hanno perso l'unità e la dignità. D'altronde siamo sulla stessa barca che sta affondando, dobbiamo cercare di salvarla. Questa unione tra università e operai metalmeccanici sembra una cosa bizzarra. In verità quello che vediamo è che siamo accomunati da un attacco che ci viene fuori dal ministro delle politiche di taglio, tagli alla conoscenza, tagli ai diritti. La cosa che cerchiamo di fare qua è cominciare a scendere in piazza tutti insieme e speriamo che questo si trasformi poi in un'azione politica comune per difendere la democrazia e i diritti di cui abbiamo molto bisogno. Siamo qua per la lotta del nostro diritto al lavoro, perché siamo tutti prossimi a lavorare, e siamo qua per ricordare che noi possiamo permetterci l'università perché c'è qualcuno che lavora, che sono i nostri genitori. Per i lavoratori cassa integrazione, a settimane, da 2 anni, prodotti quasi niente, quando vuole lui, dove vuole lui, se gli dai ragione. Ma per i signori azionisti 156 milioni di dividendi. Hanno diviso la nostra povertà, si sono divisi la nostra cassa integrazione, il nostro diritto al lavoro. Sciopero, sciopero, generale, sciopero, sciopero, generale. Quello sciopero generale che noi metalmeccanici abbiamo già chiesto è maturo, è importante, è uno sciopero per unire. Cara CGIL, la nostra CGIL che è qui con noi oggi e che sarà con noi anche domani deve mettersi alla testa di questo movimento, deve unire il paese migliore, deve contribuire a mandare a casa un governo inetto, incapace, un governo vergognoso che ha fatto danni ai lavoratori.